tribolati, ma non schiacciati. Siamo sconvolti, ma non disperati. Perseguitati, ma non abbandonati. Colpiti, ma non uccisi. Portando sempre e ovunque nel nostro corpo la morte di Gesù. Perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Sempre, infatti, noi che siamo vivi, veniamo consegnati alla morte a causa di Gesù. Perché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne morta. Cosicché in noi agisce la morte, in noi in voi la vita. Animati tuttavia da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto, ho creduto, perciò ho parlato, anche noi crediamo e perciò parliamo, convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci vorrà accanto a Lui insieme con voi. Tutto infatti è per voi, perché la grazia, accresciuta opera di morte, faccia abbondare l'inno di ringraziamento per la gloria di Dio. Parola di Dio. Voi non sapete quello che chiedete. Potete
calice che io sto per bere? Gli dicono, lo possiamo. Ed egli disse loro, il mio calice lo beverò. Però, sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo. E per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato. Gli altri 10, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli, ma Gesù li chiamò a sé e disse, voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore. E chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo. Come il figlio dell'uomo che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per voi. Una strisciante tentazione, quella di avvicinarsi al Signore solo se c'è un bisogno. O casomai non vi fosse un bisogno, una necessità, ci ritroviamo vicini al Signore senza una vera motivazione. La vera motivazione è nella chiamata alla vita e alla vita in Cristo Gesù. Egli ci ha chiamati, io ho scelto voi, dice il Signore. E lui ci ha eletti, ma non per essere eletti come il mondo intende l'elezione o quanti si fanno eleggere perché così possano esercitare un potere dal quale Gesù ci mette bene in guardia. Voi sapete che i capi delle nazioni, i governanti, esercitano un potere spadroneggiando, li opprimono, dominano sulle nazioni. Tra voi invece non sarà così, non può, non deve essere così. Il vero potere è poter fare, poter dire, poter essere di aiuto agli altri. Quello è il vero potere, il potere dell'amore. Noi dobbiamo domandare che Gesù fa a ciascuno di noi, che cosa vuole? E allora possiamo anzitutto rispondere sì, partendo magari dal nostro bisogno, oppure riscoprendo il motivo per cui il Signore ci ha attirati a sé, ci ha chiamati a sé. Signore, e fai che la nostra vita possa essere conforme alla tua volontà. Il Signore domanda a ciascuno di noi
cosa vuoi che io faccia per te? E noi dobbiamo avere anche, potremmo dire, il coraggio, la responsabilità di rispondere, di prenderci anche la responsabilità di ciò che chiediamo per il Signore. A questo punto dovremmo anche comprendere perché Gesù redarguisce non tanto la mamma, ma i figli. Non risponde Gesù alla madre dei figli di Zebedeo, risponde ai figli che forse non avevano neanche il coraggio di domandare, e allora mandano questo cuore di mamma ad andare a chiedere e a fare questo servizio di intercessione. E tante volte le mamme chiedono per i figli, e tante mamme ottengono con dono delle lacrime, delle preghiere dal Signore per i figli, senza bisogno neanche di fare cambio, senza neanche bisogno di dare qualcosa in cambio al Signore, perché il Signore dà e dona gratuitamente. Poco fa Suor Cornelia ci invitava a stare attenti a quello che diciamo con la nostra bocca, perché poi il Signore ci prende in parola, come prese in parola anche quello che rispose San Giacomo e San Giovanni. Potete bere il calice? Sì, lo possiamo. E San Giacomo fu il primo a partecipare al calice di Cristo, morendo martire, vescovo, primo vescovo di Gerusalemme. Capite che il Signore ci prende in parola, quindi quando offriamo disponibilità al Signore, noi che poi ci dobbiamo lamentare o dobbiamo domandare al Signore il perché di tante cose. Ecco, al Signore dobbiamo parlare sì con il cuore, ma soprattutto, ecco, chiedere al Signore la grazia di entrare nelle dinamiche della sua volontà. E il Signore ci invita a stare attenti, a comprendere ciò che chiediamo e anzitutto a chiedere responsabilmente per noi. Chiedere per noi, non per gli altri. C'è un esempio bello che ogni tanto mi viene alla mente, di una madre che chiedeva sempre per il proprio figlio che si sistemasse, che si sposasse, che avesse una bella famiglia, e durante una preghiera, durante un passaggio del Santissimo Sacramento, c'era questo ragazzo, questo uomo ormai, e abbiamo chiesto, ecco, abbiamo pregato Signore potesse concederti una buona sposa, e lui rispose: io non gliel'ho chiesta al Signore, non la voglio. Siamo attenti che tante volte sono le mamme che vogliono una nuora e non il Signore lo sposare. Ecco, il Signore ci responsabilizza, alla fine noi dobbiamo chiedere al Signore, o meglio, offrire la disponibilità, dare al Signore con prontezza la nostra risposta, allora quando eventualmente lui ci fa una vocazione, una chiamata. Ma chi non sente la chiamata non può rispondere, né tantomeno dobbiamo rispondere a quelle che possono essere le attese degli altri, forse anche la mamma. Alla fine noi, senza offesa per il papà, ci mancherebbe, a quelle che sono le attese dei genitori. Poi il Signore allora donarci la grazia, ecco, di entrare nella dinamica della grandezza secondo il cuore di Dio. Chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore. E qui iniziano i veri difettini. Il servizio fatto al Signore è un servizio, come dice Gesù, chi mi serve il Padre mio lo ricompenserà, lo onorerà. Quindi quando noi facciamo un servizio per amore del Signore, non aspettiamoci ricompense, non aspettiamoci neanche che ci dicano grazie, non aspettiamoci mai che qualcuno si accorga o casomai si accorgessero di dirci quanto sei stata brava, quanto sei stato bravo, ma come hai fatto bene. Questo lo deve vedere il Signore e ce la dobbiamo vedere noi con
L'importante non è vincere, ma è partecipare. Non è vero. L'importante è vincere. Poi, se non arriviamo i primi in assoluto, saremo i primi con il Signore in assoluto. Ma l'importante è arrivare al traguardo, essere vittoriosi, vincenti. E allora non partecipare. Se c'è una corsa, non possiamo metterci a passeggiare. Dobbiamo mantenere anche quello che è l'impegno a nostra agire. E Gesù ci invita ad essere primi. Ma questo lo dobbiamo scegliere noi. Gesù ci invita ad essere primi, a gareggiare nella stima discendevole, ad essere i primi nel servizio, pronti. Chi manderemo? Chi andrà per noi? Eccomi, Signore, manda me. E attenzione, che prontezza è molto più che disponibilità. Essere disponibili significa, vabbè, sono disponibile, però ci penso, mi sistemo le cose, poi me la gioco questa. E ho sempre la possibilità di avere una riserva. Essere pronti significa rispondere. E allora la prontezza che Dio mi chiede per essere primo con Lui significa farci non solo servi, ma anche schiavi. Chi è lo schiavo? C'è differenza tra il servizio e il servizio obbediente nella totalità. Ci sono dei servizi che noi scegliamo di fare. Avanti, chi vuole fare questa cosa? Chi vuole sistemare le sedie? Sistemare le sedie ci possiamo iniziare a studiare. Lo scegliamo noi, lo facciamo noi. Questo è il servizio. Il servizio è una risposta ad una domanda. Ma chi vuole essere il primo si deve fare schiavo, significa deve fare quello che non vuole fare. Il Signore non ci domanda chi vuole fare questo. Il Signore ti dice fai questo. E lì non puoi scegliere, devi semplicemente eseguire quello che il Signore ti dice. Per essere primo con Lui, per essere insieme a Lui, Lui che è il primo e l'ultimo e ti chiede di essere primo. Essere primi significa essere con il Signore come il Signore che ha lavato i piedi ai Suoi discepoli. Nel contesto dell'ultima cena noi sappiamo, nel contesto della cena pasquale, noi sappiamo che Gesù si è chinato, si è spogliato delle sue vesti e c'è anche una simbologia che è quella di mettere da parte la dignità. Non possiamo rivendicare qualcosa come scusa per non fare quello che il Padre ci chiede. Gesù si spogliò se stesso, svuotò se stesso e pur rimanendo Dio si è messa a lavare i piedi agli uomini. E Gesù ce lo dice, voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene perché io lo sono. Gesù è il Signore. E se io il Maestro e Signore ho lavato i piedi, anche voi dovete farlo. Non dice potete farlo o se volete farlo, dovete farlo, dovete lavare i piedi gli uni gli altri. E questo lavare i piedi era un servizio che era molto di più della schiavitù, perché neanche allo schiavo poteva essere richiesto il servizio di lavare i piedi al suo padrone. Guardate la forza di questa parola, di non pente. Chi vuole essere primo tra voi, chi mi vuole seguire, deve farsi schiavo. Come il figlio dell'uomo, non tanto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita, il riscatto delle moltitudini, per tutti. E questo significa non fare qualcosa per una persona che può essere mio amico, una persona che conosco, ma è comportarsi come Gesù verso tutti. Lì si gioca la nostra vocazione cristiana, qui si gioca il nostro essere veramente apostoli del Vangelo, apostoli della misericordia divina, essere segno, testimonianza viva dell'amore di Cristo, di un apostolato a tutto campo. Ce lo concede il Signore per l'intercessione di Maria Santissima, Regina della Pace, che onoriamo con il titolo di Regina degli Apostoli.
lei che è la prima, che si è fatta apostola silenziosa, mandata, lei che ha capito senza avere bisogno di parole esplicative, di didascalie, lei si è messa subito al servizio, si è messa subito in viaggio, si è messa subito in azione. Eccoci con Gea, quella prudenza di dire anche noi, eccomi, sono la serva del Signore, eccomi, sono il servo del Signore. Che il Signore ci conceda adesso, per intercessione di Maria Santissima e sulla scorta dell'esempio di San Giacomo Apostolo, di cui oggi la Chiesa celebra la felice memoria e il devoto ricordo, anche noi cerchiamo di essere primi, di aprire una strada nuova. San Giacomo aprì la strada del vero martirio per gli apostoli, della vera testimonianza. La testimonianza non è tanto dire a parole quello che si è visto, quello che si è fatto, ma la testimonianza è quando tu dai la tua vita per ciò che è.